Adesso abbiamo parlato dei due simboli, due paesi simbolo dei due sistemi di governo paralleli. Abbiamo parlato di democrazia, poi abbiamo parlato di sistemi autocratici. Adesso ci concentriamo, sulle vie di mezzo, cioè su quei paesi che cercano in qualche modo una via autonoma alla metà tra questi due modelli. Sono tutti quei paesi che in qualche modo racchiudiamo nella definizione di democrazie illiberali. Di questo e quindi delle democrazie liberali e in particolare di uno dei grandi modelli di questo tipo di democrazie liberali, cioè la Russia, parliamo insieme a Micol Flammini del Foglio, a cui chiediamo innanzitutto di spiegarci che cosa sono queste democrazie liberali, cosa significa, che caratteristiche hanno, ma soprattutto cosa ci insegnano e perché è importante conoscerle per conoscere il mondo. Sì, giustamente tu le definite un sistema intermedio, queste democrazie illiberali, tra la democrazia e i sistemi, i regimi propriamente detti e le autocrazie. Innanzitutto va detto che queste democrazie illiberali sono delle democrazie, questo è il guaio, nel senso che sono dei sistemi che si reggono su delle basi democratiche, all'interno dei quali vengono applicati dei sistemi invece che sono tipici dei regimi. Hai citato giustamente la Russia come il grande esempio che viene preso in considerazione soprattutto in Unione Europea da Viktor Orbán in Ungheria, e sia la Russia che l'Ungheria sono due nazioni in cui Orbán e Putin sono stati eletti e rieletti più volte. Quando spiego le democrazie liberali mi fa sempre molto piacere citare un aneddoto. Una volta ho avuto il piacere di intervistare la filosofa ungherese Agnes Heller. Io le presentai la domanda sulla democrazia illiberale parlando di un ossimoro, cioè le chiesi di spiegarmi questo ossimoro e lei mi disse: non è assolutamente un ossimoro, la democrazia illiberale è a tutti gli effetti una democrazia che si muove all'interno di un sistema democratico, cioè se un governo viene eletto a maggioranza, inizia a mettere in atto delle riforme che non sono delle riforme democratiche, ma poi dai cittadini viene rieletto nuovamente, anche se poi tutto intorno si sviluppa un sistema di legami clientelari, un sistema anche di repressione, però quelle alla fine sono delle persone messe al ruolo di presidente nel caso di Vladimir Putin e di primo ministro nel caso di Viktor Orban, a tutti gli effetti dai cittadini, dagli elettori, ed è questa la grande forza per cui loro continuano ad andare avanti, diciamo, all'interno di questo sistema. Cioè, Putin e Orbán sono dei tiranni eletti legittimamente dal loro popolo, dai russi e dagli ungheresi. Putin è un po' in questo il primo, il capostipite delle democrazie illiberali. Viktor Orban ha preso spunto proprio da lui, diciamo, Putin si è inventato questo modello ibrido, questo modello a metà. Ha avuto molti anni per metterlo in pratica, ha goduto per lungo tempo anche di una certa fiducia da parte delle democrazie, e poi Orban, che è ormai in carica dal 2010, in questi 10 anni è riuscito, aveva già fatto un precedente mandato negli anni precedenti, però in questi 10 anni è riuscito a indurire il sistema della democrazia illiberale anche in Ungheria, che ovviamente è un caso molto più grave, molto più strano, ma ai nostri occhi è una malformazione, perché l'Ungheria è all'interno dell'Unione Europea, che richiede determinati valori, dei valori che dovrebbero essere comuni e che dovrebbero unire tutti i paesi membri. E in questo l'Ungheria ovviamente rappresenta assolutamente un'eccezione che si è andata aggravando con il passare degli anni. La Russia è un caso a parte, ovviamente non è inserita in una unione, in una comunità che nasce stringendo anche un patto valoriale come quello dell'Unione Europea. Quindi, senz'altro, per quello che ci riguarda più da vicino, l'Ungheria, già la democrazia illiberale di per sé la percepiamo come una
un elemento strano, una sorta di malformazione della democrazia così come siamo abituati a conoscerla. Però l'Ungheria ai nostri occhi sembra assolutamente un caso più grave, più strano, perché non solo la democrazia illiberale si è sviluppata all'interno di un sistema democratico, ma anche all'interno di un sistema di valori come quello appunto dell'Unione Europea. Credo che sia importante conoscerli per varie ragioni. La prima è perché appunto ci troviamo di fronte a dei sistemi ibridi e forse come tutti i sistemi ibridi sono quelli che ci mettiamo più tempo a capire e a percepire. E questo è l'errore che è stato fatto con gli anni con Vladimir Putin. Quando Putin è arrivato al Cremlino era stato visto come il grande elemento di rottura, cioè come la Russia che finalmente usciva dall'epoca sovietica, dal suo isolazionismo e finalmente decideva di entrare all'interno di un'orbita internazionale, un'orbita anche di valori, che in realtà non era quello il percorso che stava compiendo, non era quello il percorso che stava compiendo la Russia, ed è stato più difficile, più complicato individuarlo proprio per questo, perché era un sistema assolutamente ibrido, un sistema che veniva avanti con dei metodi democratici. Tra l'altro Putin ha trovato diversi escamotage negli anni per rimanere al potere. Il primo abbiamo visto il tandem con Dmitry Medvedev, cioè quando lui ha preso la carica di primo ministro, Medvedev per un mandato è diventato presidente e poi è tornato Putin alla presidenza. Ecco, ovviamente questo adesso è riuscito ad aggirarlo con un nuovo assetto costituzionale. E anche quel referendum, per esempio, che c'è stato in Russia proprio quest'anno a ridosso della pandemia, che permetterà a Putin nel 2024 di ricandidarsi, è anche un esempio delle dinamiche, dico come avvengono le dinamiche elettorali all'interno di una democrazia illiberale, nel senso che Vladimir Putin non avrebbe potuto superare i due mandati, per assicurarsene altri due ha cambiato la Costituzione e ha posto la Costituzione al vaglio dei cittadini. Quindi sono stati i cittadini, perché dei brogli non sono stati documentati, a scegliere, a votare sì in quella Costituzione. Costituzione che metteva al suo interno tante altre cose, non soltanto la prosecuzione dei mandati di Putin, cioè l'annullamento dei mandati che aveva avuto prima, ma anche delle riforme all'interno, delle riforme legislative, delle riforme sulla famiglia, riforme che impedivano i matrimoni gay. Però quel referendum è stato molto importante perché ci dà un esempio freschissimo e molto tangibile, anche perché è successo proprio ora, di come funzionano le dinamiche all'interno delle democrazie illiberali. Un esempio invece, torno all'Ungheria, la pandemia ha posto Viktor Orbán davanti a delle grandissime difficoltà, che sono soprattutto delle difficoltà economiche, ha paura di non riuscire a vincere le prossime elezioni, pensa già alle prossime elezioni che si dovrebbero tenere nel 2022, e quindi per assicurarsi un nuovo mandato lui sta pensando a riformare la legge elettorale. Legge elettorale che dovrebbe impedire, secondo la sua riforma che sta portando avanti, le coalizioni, in modo tale che le opposizioni non possano più candidarsi contro di lui. Anche questo in realtà è un sistema che viene applicato all'interno di una democrazia, che però consente ad un primo ministro che sta agendo con dei fini e con dei metodi di regime di proseguire i suoi mandati. Certo, e come giustamente accennavi, appunto il grande modello è la Russia, e proprio nell'ultimo mese abbiamo visto anche tornare una grande tradizione, la tradizione del veleno contro gli oppositori anche al regime. Come valuti, Micol? Cosa pensi che possa succedere? Cioè, c'è speranza di cambiamento o si vedono anche delle possibilità in questo senso nella Russia di oggi? E se esistono, come è possibile favorirle o quantomeno metterle in luce? Mi unisco alla nota di sfiducia di Giulia di prima,
nel senso che io purtroppo credo che il putinismo è destinato a rimanere con Putin per ancora molti anni. La cosa che il sistema che ha applicato Putin in questi anni è stato innanzitutto quello di svilire il sistema politico che si stava formando in Russia, quindi di fatto non esistono delle opposizioni in Russia. Lo stesso Alexei Navalny, tu prima hai citato giustamente il caso dell'avvelenamento, che è un caso chiaramente gravissimo, che perché i dati dietro, le prove dietro a una responsabilità statale, dietro l'avvenimento di Navalny, stanno crescendo sempre di più. Era un attivista, ma non può essere chiamato leader di un'opposizione, perché non è alla guida di un partito. Tant'è che lui è stato avvelenato proprio mentre era di ritorno da una campagna elettorale legata a un voto locale che si sarebbe tenuto in alcune regioni della Russia, molte in Siberia, in cui chiedeva a tutti gli elettori contro Putin di votare in maniera intelligente. Era la campagna chiamata del voto intelligente, per cui non poteva portare un proprio partito contro Putin e contro gli uomini di Putin, ma diceva sostanzialmente agli elettori: votate chiunque tranne il candidato di Putin. Questa strategia, lui ovviamente aveva i suoi uomini, i propri candidati, i navalniani, però tutto questo non è convogliato in un vero e proprio partito. Lui è a capo di una fondazione che in questi anni è stata in grado di tirar fuori anche un'unità da parte di chi era molto scontento dei risultati del putinismo, dell'aggravamento della crisi antidemocratica all'interno della Russia. Però non è tutto questo non si muove in un contesto politico, diciamo, è un contesto che sfiora, che lambisce la politica. Navalny è stato più volte impedito di partecipare alle elezioni. In tutti questi anni abbiamo visto delle elezioni che erano delle elezioni in cui l'opposizione era una farsa, cioè o chi si presentava sapendo che non avrebbe raccolto più di un tot di voti, oppure a questo anche a livello locale è successo che per la Costituzione russa non possono esserci elezioni se non c'è più di un candidato, per cui oltre al candidato putiniano veniva chiesto a qualcuno di presentarsi alle elezioni e c'è stato un caso adesso di un villaggio russo che non ricordo, in cui il candidato di Putin non riusciva a trovare un oppositore, aveva chiesto alla fine alla donna delle pulizie del municipio, lei si è candidata e ha vinto lei. Quindi ci sono dei posti in Russia in cui il sentimento di la voglia di cambiamento, di rinnovo esiste, ma sono delle realtà locali, nel senso che io sono convinta e credo che in Russia sta avvenendo il contrario del discorso che facciamo spesso in altri posti. Cioè, spesso diciamo che sono le città contro le periferie, cioè le città come bastioni di certi valori, valori democratici, valori più di apertura, e le periferie invece che tendono a votare in un modo più a seguire un pochino di più queste democrazie illiberali nei contesti come la Russia o anche dell'Europa dell'Est. In Russia succede il contrario, perché in Russia si vota molto a livello locale, a quello che succede a livello locale, e per cui spesso questa associazione clientelare, questo modo di gestire il potere da parte di Putin e dei suoi uomini, si sente, la mala gestione si sente molto di più nelle realtà più piccole. La pandemia in questo ha avuto un ruolo molto importante, perché ha messo la Russia di fronte, cioè ha messo Putin di fronte a tre crisi grandissime, che sono la crisi economica, la crisi sanitaria e la crisi del consenso. La Russia, come Giulia diceva prima della Cina, è un paese che ha molto, i russi sono così, cioè hanno molto un grande bisogno di stabilità. E per la prima volta hanno visto un Putin che delegava le responsabilità ai politici locali, cioè Putin non si faceva vedere in quel periodo, nel periodo della pandemia. Putin, nei suoi discorsi che ha tenuto per tutto il tempo all'interno del suo bunker,
non usciva, non diceva nulla, lasciava tutto nelle mani degli amministratori locali che non riuscivano sia per mancanza di denaro, sia per mancanza di esperienza, perché poi con questi legami clientelari non metti mai a capo di una città o di una regione il migliore, o raramente questo succede. Quindi questo ha creato un moto di insoddisfazione da parte all'interno delle realtà locali. Questo moto di insoddisfazione è stato più forte nella regione di Khabarovsk, in Siberia, una regione che per tutta l'estate ha protestato. Ha protestato per un motivo, motivo preciso, perché il governatore che era stato eletto del Partito Liberale era stato rimosso. Rimosso dal Cremlino e i cittadini che per la prima volta si trovavano di fronte a un'amministrazione che per quello che avevano potuto sperimentare era stata una buona amministrazione anche durante la pandemia, sono scesi in piazza e hanno manifestato ininterrottamente per 3 mesi. Tra l'altro è stata una protesta molto bella in cui la polizia non si è unita alle istanze del Cremlino, ma ha deciso di unirsi in qualche modo alla protesta. Era ancora nel periodo del periodo più cruciale della pandemia e la polizia lì distribuiva delle mascherine. Quindi Putin ovviamente non è riuscito bene a gestire questa pandemia. Ha reagito in un modo defilato e non era probabilmente questo che i russi cercavano da lui. Un presidente che ha giocato tutta la sua vita anche a livello estetico sul mito dell'uomo forte, che in questi mesi abbiamo visto sparire. Certo, giustamente tu parlavi di proteste, ma negli ultimi mesi abbiamo visto anche altre proteste in altri contesti, mi riferisco in particolare alla Bielorussia e alla Polonia, sebbene per motivi completamente diversi, anche con esiti completamente diversi. Come valuti questi movimenti? Sì, facevi bene giustamente a sottolineare come si tratti di movimenti molto diversi. Il movimento bielorusso, la protesta bielorussa, sono tutte e due proteste molto belle, perché sono delle proteste ostinate, delle proteste pacifiche. E la protesta bielorussa ovviamente è una protesta che va avanti dal 9 agosto, giorno in cui si sono tenute le elezioni, in cui secondo Aleksandr Lukashenko, che è il dittatore bielorusso, lui avrebbe vinto con l'80% dei voti, secondo lo spoglio indipendente avrebbe vinto la sua la candidata che si era presentata contro di lui, Svetlana Tikhanovskaya. Quindi dalla notte tra il 9 e il 10 agosto i bielorussi sono scesi in piazza e quella piazza non l'hanno mai lasciata, ed è sempre stata una protesta assolutamente pacifica, una protesta ostinata, tant'è che si leggevano queste testimonianze dei manifestanti, per i quali ormai andare a manifestare è un rito. Già loro scendono in piazza, sanno che dovranno portarsi determinate cose, per riempire il loro zaino anche con delle provviste per alcuni giorni, perché potrebbero essere arrestati da un momento all'altro, vanno incontro al rischio, ma questa protesta sono determinati e decisi a portarla avanti. Quindi è una protesta per la democrazia, è una protesta contro Lukashenko, che ormai non si capisce più dove sia il sostegno a Lukashenko. Lui all'inizio cercava di portare a manifestare i suoi sostenitori, ma poi anche i suoi sostenitori si sono spaventati anche per il fatto che comunque la violenza contro le proteste è andata aumentando, cioè la polizia e le forze speciali reagiscono con sempre maggior violenza, tanto che si tratta di una protesta che inizia ad avere le sue vittime. L'ultimo è stato l'artista e attivista per la democrazia, Roman Bandarenka, che è stato arrestato mentre appendeva dei nastri bianchi e rossi per il suo quartiere. Il bianco e il rosso sono i colori di questa protesta, i colori della bandiera che i bielorussi vorrebbero adottare al posto di quella ripresa da Lukashenko, che era la bandiera usata al tempo del comunismo. È stato picchiato dalla polizia ed è morto in ospedale. Venerdì c'è stato il funerale, che ha avuto un seguito grandissimo. Questa è una protesta per la democrazia che è riuscita a convogliare, a unire tantissimi
fasce della popolazione, fasce a livello di età, a livello anche di estrazione sociale. La protesta polacca è una protesta diversa, nel senso che le manifestazioni in Polonia sono iniziate da quando la Corte Suprema, con una sentenza, ha inasprito la legge sull'aborto. Legge che già in Polonia, diciamo, non era tra le più leggere. Per cui i polacchi hanno, da quel momento in poi, sono scesi per strada. Il governo polacco ha fatto in modo, cioè Jarosław Kaczynski, che è il leader del PiS, il partito della maggioranza polacca, nonché da poco anche vice premier del governo polacco, ha fatto in modo che fosse direttamente la Corte Suprema a emanare questa sentenza, per un po' scaricarsi la responsabilità di un atto che tutti sapevano che non sarebbe stato preso con leggerezza da parte dei polacchi. La Polonia però ha reagito oltre a non prenderlo con leggerezza, nel senso che anche lì stiamo parlando di una protesta che va avanti da un mese, però è una protesta che in questo momento la Polonia comunque, seppur abbia dei contrasti come l'Ungheria per questioni di Stato di diritto con l'Unione Europea, però continua ad essere una democrazia. Però c'è un tema dell'Est Europa e dell'Est, nel caso della Bielorussia, che ha una sete di diritti e di cambiamento che è molto forte. La Polonia la democrazia la conosce, ovviamente, la conosce bene in questi ultimi anni, ed è stato tra i paesi, i polacchi sono stati tra i popoli che più l'hanno apprezzata, come sono stati tra i popoli che più hanno apprezzato l'europeismo. Da parte della Bielorussia invece c'è sia una voglia di cambiamento, perché cioè, Lukashenko è lì dal 94, sia proprio una voglia di conoscere cosa sia la democrazia e sia la rivendicazione del loro voto, cioè la persona che loro hanno votato, Svetlana Tikhanovskaya, attualmente è in esilio in Lituania, cioè la loro legittima presidente, secondo la maggioranza della popolazione, in questo momento è in Lituania, e si trovano un Lukashenko arroccato nel suo palazzo presidenziale, che fa show di forza con il jet e il Kalashnikov in giro per le strade di Minsk. Certo. Nicole, noi spesso pensiamo, appunto, cerchiamo di fare questo paragone sul ruolo dell'Europa. Cioè, noi sappiamo che al tempo degli accordi di Helsinki l'Europa è riuscita ed è stata fondamentale per diciamo, essere propulsore e proporre anche un modello di democrazia, i valori democratici in Russia e nei paesi satelliti. Oggi, pensando a queste democrazie liberali e pensando al ruolo dell'Europa, cosa potrebbe fare, e c'è spazio, appunto, di azione per l'Europa stessa per bloccare questa deriva? Allora, l'Europa ovviamente ha dei problemi con le democrazie illiberali, che sono anche problemi interni. Se pensiamo all'Ungheria e alla Polonia, che un po' vorrebbe prendere il governo polacco, che vorrebbe prendere la strada dell'Ungheria. Quindi quelli sono dei problemi interni che ovviamente l'Europa è chiamata ad affrontare con dei metodi diversi rispetto a quelli che può usare con la Bielorussia o con la Russia. Credo che in Europa ci sia stato, da parte di Ungheria, con Ungheria e Polonia, un cambiamento, e lo abbiamo visto in queste settimane, in cui la presidenza tedesca del semestre europeo e il Parlamento europeo hanno deciso di legare l'erogazione dei fondi europei al meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto. Era una cosa di cui si parlava da tantissimo tempo, perché Polonia e Ungheria sono tra i maggiori beneficiari dei fondi europei, e più volte, anzi, lo stesso leader del PiS polacco, Jarosław Kaczynski, tenne un discorso in pubblico un paio di anni fa e definì chiaramente l'Europa come un bancomat.
Per cui lo disse in faccia all'Unione Europea quello che pensava, cioè noi andiamo avanti con le nostre riforme illiberali contro lo Stato di diritto e contro i valori europei, ma tanto voi continuerete a darci soldi. C'è stato, secondo me, a mio avviso, un moto di orgoglio da parte dell'Europa, che ha deciso quindi di iniziare a mettere dei paletti, paletti che non sono facili da imporre, come abbiamo visto con Polonia e Ungheria, hanno posto il veto, però credo che il resto dell'Europa rispetto ad altri anni, gli anni passati, abbia capito che ha dei punti di forza, che ha ovviamente dei poteri da usare con questi stati, anche perché bisogna fare dei discorsi interni, cioè l'Ungheria, in realtà gli ungheresi non stanno dando dei segnali forti di disapprovazione del comportamento di Orbán. In Polonia invece ci sono delle sacche di resistenza, un'opposizione che è l'opposizione europeista molto forte e molto convinta, che invece sta lottando contro quello che sta succedendo alla Polonia, anche contro questo sistema euroscettico del governo polacco, questi metodi euroscettici. Sia Polonia che Ungheria hanno paragonato l'Unione Europea all'Unione Sovietica e i primi a reagire sono stati, nel caso della Polonia, gli stessi polacchi. E i sondaggi dicono che in questo momento, per il partito di governo in Polonia, promotore di queste riforme illiberali e di questo anti-europeismo, i consensi in questo periodo in Polonia non vanno benissimo per la maggioranza, c'è un calo di punti notevole. Quindi io credo che usare, capire qual è il punto di forza dell'Unione Europea nei confronti di queste derive anti-europee e illiberali interne sia questo, cioè giocare proprio con quelli che sono i meccanismi europei. Per la Bielorussia va fatto un altro ragionamento, cioè la protesta bielorussa è una protesta molto interna, che ha molte differenze rispetto alla protesta che abbiamo visto in Ucraina nel 2014, cioè è una protesta per la democrazia, cioè la Bielorussia non crede di entrare nell'orbita russa o nell'orbita europea. Chiaramente la leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, ha capito che non poteva rivolgersi a Putin. Cioè ha capito che per garantire un processo di transizione in Bielorussia aveva bisogno di appoggiarsi all'Unione Europea, e i leader europei le hanno dato ascolto, molti sono andati a trovarla, il primo che l'ha trovata è stato Macron, poi Merkel, quindi hanno parlato e hanno dato un segnale. Poi ci sono stati anche i segnali più pratici, come l'erogazione delle sanzioni contro la Bielorussia. Però sì, ecco, la Bielorussia, non, la protesta bielorussa in questo momento non è una protesta che chiede di entrare a far parte di un sistema, come invece chiedeva l'Ucraina nel 2014, che era una protesta antirussa e un richiamo d'attenzione per l'Europa. C'è un richiamo d'attenzione da parte dei bielorussi, ma nel momento in cui quell'attenzione la richiedono per favorire il processo democratico all'interno della Bielorussia. Con la Russia bisogna scegliere, cioè l'Unione Europea deve scegliere quale linea seguire. Abbiamo visto che Macron è stato tra i maggiori promotori di un'apertura nei confronti della Russia, perché ovviamente ci sono dei dossier a livello internazionale che è difficile discutere, approfondire e risolvere senza la Russia. Ci sono però dei paesi come i paesi dell'Est Europa, come i paesi baltici o come la Polonia, che assolutamente non vogliono sentire parlare di un riavvicinamento dell'Unione Europea e della Russia, perché il ricordo delle violenze, insomma, subite e della guerra fredda è ancora molto vivo e molto, molto vicino. Io credo che con la Russia l'Europa debba avere chiara innanzitutto che strategia vuole seguire, cioè che tipo di rapporto vuole avere con la Russia. Se vuole chiarezza, per esempio quello che è successo con l'avvelenamento di Alexei Navalny, deve chiedere questa chiarezza, anche lì deve iniziare a utilizzare le sue forze che ha, perché l'Unione Europea è un partner importante, ormai ha un ruolo anche strategico che sta crescendo.
Giusto in conclusione, Nicole, tu parlavi giustamente prima, parlando dell'atteggiamento europeo, di un moto d'orgoglio che ha avuto l'Unione Europea nei confronti di questi paesi, delle democrazie liberali. E diciamo, possiamo parlare di una sorta di moto d'orgoglio anche quando parliamo di un'esperienza molto particolare, che è quella dei sindaci delle città dei paesi di Visegrad, che si sono uniti contro il sovranismo proponendo programmi europeisti e andando sostanzialmente contro i propri governi nazionali. Ecco, brevemente, giusto per lasciare poi anche un po' di spazio per le domande dei nostri ascoltatori, ma volevo chiederti un commento su questa esperienza e come questa esperienza ci fa riscoprire in qualche modo un movimento locale, diciamo, positivo, che può essere contrapposto alla lettura che spesso viene data al termine appunto nazionalismo, che è accosta un sentimento di chiusura. Quindi come questa riscoperta del locale può essere vista in modo positivo e propositivo? Sì, i sindaci, spiego brevemente, di Varsavia, Budapest, Bratislava e Praga hanno deciso di unirsi e di firmare un patto chiamato il Patto delle Città Libere per mostrare l'altro volto delle loro nazioni. Anche per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, è stato fatto più volte un discorso di tendenze illiberali, di euroscetticismo, ma sono dei paesi che poi hanno preso altre strade rispetto alla Polonia e all'Ungheria. Però questo patto firmato lo scorso anno tra i sindaci delle capitali del blocco di Visegrad è stato un manifesto di amore nei confronti dell'Europa. Cioè è stato, loro si sono presentati di fronte all'Unione Europea con delle proposte concrete, cioè loro hanno detto: noi vogliamo essere un ponte tra quelle che sono le nostre nazioni e l'Unione Europea. Hanno firmato questo manifesto, che era un manifesto appunto in lode dell'europeismo, della democrazia, che ha mostrato come spesso quello che raccontiamo o l'immagine che esce di queste nazioni non si concluda lì, cioè l'Ungheria non si conclude Orbán, la Polonia non si conclude a Jarosław Kaczynski, ma esiste un'opposizione che è in grado di organizzarsi in alcuni paesi meglio, in alcuni meno, e a livello locale di portare avanti un'opposizione forte, seria e organizzata. Nel caso di Budapest, a Budapest per la prima volta ha vinto un candidato anti-orbaniano, Gyorgy Karácsony, che è arrivato a diventare sindaco della città grazie a una coalizione di tutti i partiti di opposizione, ed è questa la cosa che fa paura a Orbán, e per questo sta portando avanti la riforma della legge elettorale, perché ha paura che il modello Budapest si riproponga. Però l'importante di questa iniziativa tra sindaci è che questi valori all'interno dei paesi, di questi paesi europei, che a volte si ha la tendenza a vedere come più lontani o con una democrazia forse ancora in fieri in divenire, i valori europei e i valori della democrazia esistono e sono molto forti. Nel caso di Varsavia, il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, è stato invece si è presentato anche alle elezioni presidenziali di quest'anno contro Andrzej Duda, il candidato del partito di maggioranza del PiS, ed è stato in grado di mobilitare un'opposizione, un consenso in cui assolutamente le opposizioni non speravano. È arrivato, ha trascinato il PiS, questo partito nazionalista, fino a un ballottaggio che fino all'ultimo quasi non si sapeva se il PiS avrebbe assicurato un altro mandato al proprio candidato. Quindi l'esempio dei sindaci e della realtà locali, questa riscoperta, no, di un virtuosismo che esiste a livello locale, in cui si ha la tendenza a coccolare di più certi valori, assolutamente esiste e può giocare anche a livello nazionale, e in questo la Polonia, Varsavia, il suo sindaco lo dimostrano, che anche a livello nazionale rappresentano una grande minaccia a delle democrazie che rischiano di rompersi.
Ti ringrazio Nicole, veramente davvero sei stata super competente e ci hai aperto gli occhi su tantissimi dati, tantissimi episodi che sono davvero centrali per capire, conoscere il mondo, come abbiamo detto in apertura.